A vederle oggi non lo direste mai, affollate come sono di bardotti, muli, somari e tutt'al più qualche spelacchiato ronzinante di complemento convinto in cuor proprio di essere ribò. Le sale del Consiglio regionale d'Abruzzo si avviano a un triste destino. Come il Ruggito aveva scritto, la Lega abruzzese ha avuto la necessità di far vedere che ce l'ha duro. Che l'azionista di maggioranza del governo Marsilio, anche a costo di mandare via il top player, il cavallo di razza, il punto di riferimento di tutta la scalcinata maggioranza Marsilio, l'unico che ha una sua radice nel territorio dove vive, talmente profonda da riuscire a far vincere il centro-sinistra Chieti, dove aveva vinto una sola volta. Attenzione, signori, ora si balla. Iniziano le turbolenze interne della maggioranza, dovute anche alla frammentazione della non più monolitica Lega. La resa dei conti nel centrodestra è arrivata. Febbo non è più assessore regionale, no, no. È il punto d'arrivo di mesi a dir poco vivaci. Tra annunci eclatanti, veleni interni ed esternati, colpi di scena e la Lega che non ha mai smesso di chiedere la testa di Febbo. Quest'ultimo nella campagna elettorale per il nuovo Consiglio Comunale di Chieti ha optato per il divorzio dalla coalizione di centrodestra e che pure ha sempre cercato di farlo tornare sui suoi passi, appoggiando il candidato civico Bruno Diorio, stringendo un'alleanza inedita con Italia Viva e non ha lesinato attacchi caustici all'ex alleato di Stefano, dando spesso il là a botta e risposta feroci. Qualcuno che, povero a lui, non segue il Ruggito, si sarà meravigliato della decisione di Mauro Febbo di fare una lista civica nella sua città, ma lo aveva annunciato a novembre 2019. A lui è stata attribuita la colpa della clamorosa sconfitta, ma non è così, no. E dentro il Consiglio regionale il sangue di chi ha coscienza politica e civile ribolle. Non saranno tanti ad avere coscienza, ma bastano pochi consiglieri per mettere in difficoltà una maggioranza in cui c'è odio, rancore e malumore. Secondo, tutti sanno che la scelta di Fabrizio Di Stefano è stato un errore di valutazione a cui ne sono seguiti altri molteplici e tanti, tanti. Basta guardare ai risultati del primo turno o alla contrarietà agli apparentamenti al ballottaggio. Il fatto che non possa farlo ora la Lega abruzzese non significa che dentro il consiglio delle persone dal pensiero libero ci siano. E queste sanno bene che analizzando gli errori fatti emerge una unica e sola verità. Febbo aveva ragione. Il candidato era sbagliato. Anche un asino zoppo avrebbe vinto quel Grand Prix. Tutti, ma non uno arrogante e presuntuoso imposto dalla segreteria della Lega. Poi c'è da dire un'altra cosa importante. I cavalli di razza, si sa, non riescono a stare a lungo nel tondino e l'occasione per poter tornare a correre a briglia sciolta sarà per Febbo l'occasione per tornare a fare politica e a parlare in libertà. E già ieri ha mandato il suo messaggio. Marsilio, stai sereno! Febbo è una bestia politica, conosce il territorio, ha una rete di sindaci e amministratori che seguono lui, non Forza Italia. Una rete trasversale di fedelissimi che vedono in lui una persona seria, di polso. Ha amici dovunque. Lavora mentre fa colazione al Gran Caffè Vittoria, incontra la gente durante il pranzo al self-service Paglia a Chiediscalo, si alza presto e va a dormire tardi. Quando si siede a un tavolo porta delle idee, giuste o sbagliate che siano, ma ha delle idee. Merce rara in consiglio regionale. Sa di cosa parla. E chi è abituato ad avere a che fare con i politici resta stupito. Solo sospiri a Pescara una rete simile. Umberto D'Annunzio avrebbe voluto.
aveva iniziato, ma ha troppi avversari per riuscirci e il carattere spigoloso, che a me piace, non lo aiuta. Febbo, detto toro seduto, inoltre ha un grande vantaggio, è indomabile. Va avanti per strategie giuste o sbagliate. Non si alza la mattina per parlare a capocchia come la stragrande maggioranza dei consiglieri regionali e ha una mentalità da capobanda, da capo Siù, da andreottiano doc. E ha già fatto sua la frase. Dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io. Non importa in quale ruolo, quando si mette in moto, è una macchina da lavoro capace di sfiancare chiunque, suscitando comprensibili gelosie. Sa già da tempo che non potrà contare sul vero appoggio di Forza Italia e che Nazario Pagano non ha il carattere per forzare la mano di Marsiglio e che anzi, in fin dei conti, non è neppure così dispiaciuto. E si dice sereno, ma aggiunge: in regione abbiamo bisogno di dare una sterzata, una svolta ad una gestione politica ed amministrativa finora insoddisfacente, complice una classe dirigente complessivamente non all'altezza e non entrata ancora in assetto. Quello che mi va mavica e che di fronte alle conseguenze di una pandemia che sta colpendo il sistema sanitario nazionale ed economico ci si concentrasse su queste problematiche e su come intervenire. Chi osa Pagano? Che dire? È tutto a posto. Amicizia fatta. Ah! Marsilio, stai sereno!